Con la disponibilità della demo di FIFA 15 abbiamo avuto modo di tornare a testare il gioco con più tranquillità, così da renderci conto se effettivamente i miglioramenti aggiunti all'edizione annuale effettivamente vadano ad impattare con l'esperienza di gioco nel suo complesso. La possibilità di testare la demo ci ha permesso di verificare alcune delle nuove feature inserite all'interno di questo nuovo capitolo. A dispetto di un'intelligenza artificiale dei portieri, nonostante i proclami ancora da perfezionare, a colpire maggiormente sono stati gli aggiustamenti della fase di gestione della squadra, resa sensibilmente più snella e intuitiva dal nuovo design. L'intelligenza avversaria complessiva rimane invece ancora da sviscerare, mentre le ottime impressioni che il motore grafico ci aveva regalato al nostro ultimo incontro rimangono assolutamente invariate. Il livello di dettaglio delle maglie si estende ora in modo ancor più realistico ai pattern dei tessuti, mentre la nuova modellazione poligonale dei giocatori ci consegna atleti ora molto più credibili e definiti. Assistere alle nuove animazioni, ancora più reattive rispetto agli input del joypad e ricche di espressioni dello stato d'animo dei giocatori, lascia inoltre ben sperare sulle innovazioni che anche in termini di gameplay potrebbero trovare spazio sui campi di FIFA 15, mentre ammirare il nuovo manto erboso che si modifica nel tempo grazie a contrasti, tackle e scivolate non fa che accrescere il realismo visivo di tutta la simulazione. La versione dimostrativa del nuovo calcistico Electronic Arts, inoltre, permette di dare una primissima occhiata alla nuova edizione di Ultimate Team. La feature purtroppo non è ancora indicativa della qualità finale di quella che è sicuramente una delle modalità più attese di FIFA 15, ma permette comunque di farsi un'idea su quale sarà l'esperienza di gioco apprezzabile una volta che saremo riusciti a costruire un Dream Team di tutto rispetto. Totalmente priva di qualsiasi sezione riguardante compravendite di giocatori, kit o contratti, la demo ci offre infatti la possibilità di giocare dei test match scegliendo tra rose composte da giocatori provenienti dai maggiori campionati europei, secondo varie combinazioni e tipologie di affinità. Sinceramente, cimentarsi da subito con dei campioni non permette ancora di sbilanciarsi sul sistema di crescita dei team in questa modalità, rendendola un'aggiunta in grado di fornire al roster già disponibile per i quick match una manciata di squadre miste extra e poco più. Recenti eventi dedicati al gioco ci hanno permesso di parlare con alcuni membri del team di sviluppo e farci un'idea precisa di come è stata affrontata la produzione del nuovo capitolo della serie. Secondo il producer Sebastian Enrique, a livello di gameplay, in cima alle richieste della community rimane sempre il miglioramento delle prestazioni dei portieri. Ci viene infatti spiegato come la parte più difficile dello sviluppo degli estremi difensori stia tutta nella gestione delle innumerevoli variabili di intervento possibili e di un'intelligenza artificiale totalmente differente rispetto a quella di tutti gli altri uomini in campo. A perfezionare questo aspetto del gioco ha quindi contribuito la maggiore potenza computazionale delle console di nuova generazione. Oltre a tutta una serie di nuove animazioni, tutto ciò si traduce in un miglioramento della gestione delle possibili reazioni del nostro numero 1. Per l'occasione ci sono stati mostrati video in cui l'estremo difensore, analizzando la zona di campo intorno a sé ed i parametri di diversi attaccanti in pressing, decideva in autonomia se aspettare l'arrivo di un retropassaggio in area oppure rilanciare la palla il più lontano possibile, uscendo lui stesso dall'area di rigore. Primo capitolo della serie concepito con un'anima completamente next gen, le innovazioni di FIFA 15 finora mostrate sembrano abbracciare un po' tutti i reparti della tradizionale squadra messa in campo ad Electronic Arts. A partire da un'intelligenza artificiale che promette di sfruttare a dovere la superiore potenza di calcolo, per arrivare alle novità inserite all'interno delle collaudatissime modalità di gioco, la simulazione calcistica di EA Canada sembra finalmente pronta a mostrare ai giocatori quel salto generazionale che lo scorso anno ha manifestato solo in parte. Stucked in the puddle full of tears and I'm wise. Stuck doing snow, know that we've